Oggi andiamo a farci un bel giro, una moto passeggiata nei dintorni del lago di Garda. Verona è una città che per un motociclista ha molto da offrire. Partendo dal centro città, in un quarto d'ora, 20 minuti, siamo già circondati dalle montagne e possiamo iniziare a correre su delle strade a serpentone. L'idea di oggi è fare un giro molto tranquillo, siamo in quattro, una Truxton che vedete lì davanti a me, due guzzisti con un V7-3 e un altro ragazzo con un GPZ500 dell'86, è proprio bello, siamo, vedete, circondati dalle montagne e sapere che a pochi chilometri c'è anche un lago con degli scorci impressionanti tra montagne e acqua, è uno spettacolo questa città. Porco boia, qua ha cagato un camion, curvette, ma queste sono a far con prudenza, è tanto stretta sta strada ragazzi, è praticamente one way milkshake, oh, Prada, vedete che a Verona c'è una città che si chiama Prada, io mica lo sapevo. Magari il brand deriva da lì e io sono ignorante come capre, che è la cosa più probabile. Comunque non sono niente abituato io a farsi strade strette, guarda. Strade strette con i tornanti sono belle se sai che puoi andare. Sì, ci sono le strade un po' sporche qua. Meglio che andiamo tranquilli tranquilli. Adesso che la strada che diventa sempre più stretta e sempre più ripida intorno al lago. Stiamo andando al lago, quindi abbiamo detto che era una gitarella tranquilla. Mamma che stradacce! No, no good. Allora abbiamo fatto una strada che è tutta così, cioè stretta, sporca, doppio senso, buca da tutte le parti. Adesso andiamo con la frizione tirata. Guardate che bello che è la sensazione di guidare una moto elettrica. Stiamo arrivando al lago, se Dio vuole ci vediamo una vista di quelle da paura, via a ruote libere, guardate che bello, peccato che non siete qui con me, madonna guardate che bello Dio. E c'è gente che pensa che tutto questo sia un caso, c'è gente che pensa che tutto questo sia un caso, guardate. Che storia ragazzi! Guardate che roba! Vabbè, là sta sto tornante parabolico! Guarda! Guarda qua! Eccoci che arriviamo! Ecco il lago di Garda. Strana sensazione venire giù solo con la frizione tirata, non l'avevo mai fatto, bellissimo, si sente il freno che fa il suo. Stiamo arrivando proprio in spiaggia praticamente. Che profumo di legno. Dove sono los amigos? Dalla montagna al mare, che ovviamente non è mare, però l'idea è quella, dalla montagna al mare, tutto in uno. Hanno tutto questi qua, questi qui che vivono a Verona, ragazzi, hanno tutto. Pure la Jaguar c'hanno, guarda. Hanno tutto questi qua. Chissà se la sanno la fortuna che hanno. Guarda, è stato bellissimo, io sono sceso con la frizione tirata, vista meravigliosa, prossima volta comunque faccio io l'itinerario, però guardate che viste che hanno questi veronesi, li invidiamo un pochino, li vogliamo invidiare un po'. We'll be right back.
come se tuonasse. Dani, quando fai i sorpassi devi farli i sorpassi. Siamo anche noi, fa conto delle noi. Che spettacolo. Quella lì in fondo è Riva del Garda. È un posto spettacolare dove hai una spiaggia con a destra e a sinistra montagne. C'è una vista che ti toglie il fiato. Sono sicuro che il veronese medio sarà abituato a quella vista e non gli dà più peso. Sono sicuro perché come noi a Venezia a un certo punto non gli diamo più peso. Qui hanno fatto uno sbarro. Ai ai ai. Ai ai ai. Speriamo tutto bene. Non era bello quello che ho visto. Guardate che bello. Ve l'ho già detto che è bello. Vabbè, ti stavo vedendo il culo. Stiamo rientrando, anche oggi è stata una bella giornata di moto. Adesso non voglio ripetermi. Non voglio ripetermi, ma Verona è davvero un bel posto. È una location stupenda per i motociclisti. Qualsiasi strada ti imbuchi, va bene, troverai il suo senso e troverai da divertirti. Guarda questo qua, in infradito, come pista. Certo che in braghette corte e maglietta ce ne hai di coraggio, amico mio. Con la tranquillità che ti dà il GS. Oh, freschissimo sto qua col GS. Si è fatto sta tirata così, scioltezza, col casco aperto a 140 con gli occhialetti a mangiare moscerini. Oh, così è la vita da GS, bello, spiaggiato, che ce frega del cileno, noi ci avevamo GS Gol. Non sarebbe male andarci a bere qualcosa. E per oggi è tutto, è tempo di tornare a casa. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale per vedere altri video. Nei prossimi andremo a farci le varie strade veronesi, ho voglia di farvele conoscere tutte, ho proprio il desiderio di farvele conoscere tutte perché sono bellissime. Le andiamo a vedere una per una, se siete d'accordo, e se mettete un like e se vi iscrivete, bla 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 bla. Ciao!